Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuto Gianfranco Pecchinenda, Ciao, benvenuto buonasera, grazie. Adolfo, benvenuta Titti. Ciao. Questa diretta è una diretta che io ci sto a fare nell'ambito del progetto Core. Progetto Core, ovvero Cooperazione per una rinascita educativa. Ha visto il coinvolgimento della libreria Io ci sto e altre due scuole del territorio di Ponticelli e di Licolamare con delle attività laboratoriali per contrastare l'abbandono scolastico. A causa dell'emergenza sanitaria abbiamo deciso di proseguire il progetto con delle dirette online. Questa sera verrà presentato il libro di Gianfranco Pecchinenda, Il paradiso degli interstizi, Inknot Edizioni. E con lui ci saranno Adolfo Fattori e Titti Marrone. Il libro potete trovarlo ovviamente da Io ci sto, in Piazza Fuga, oppure ordinarlo a domicilio chiamando allo 081 578 0421. Io vi lascio alla diretta e grazie a tutti e grazie Gianfranco. Grazie a te, Grazie a te. ciao. Ciao Viviana, grazie. Grazie per la presentazione e per l'introduzione. Dico qualcosa io, poi lascio la parola a Gianfranco e Titti, tu interverrai ogni volta che vuoi. Sapete anche voi che ci ascoltate che c'è la possibilità di digitare in uno spazio dedicato domande che io poi girerò a Gianfranco Pecchinenda. Allora, Gianfranco è di professione è un sociologo, non dico fa il sociologo, ma è proprio un sociologo, secondo me, che ne sono un allievo, contentissimo, e però sono ormai, penso, se faccio bene i conti, almeno una quindicina d'anni che fa anche lo scrittore di narrativa, quindi oltre ai libri di sociologia scrive romanzi e racconti, che senso non voglio essere, non è piaggeria assolutamente, io ho sempre trovato molto belli perché fanno riferimento a quelle tradizioni culturali principalmente novecentesche che anche io, come si dice, amo profondamente, il fantastico sudamericano, in particolare quello di lingua spagnola, la narrativa francese del periodo degli anni 20, 30, 40 del Novecento e quella che io frequento un po' meno, la narrativa russa, però anche con delle incursioni nella narrativa di lingua tedesca del Novecento, che invece credo che sia uno dei pilastri della narrativa dell'Occidente e non solo. E c'è una cosa, Gianfranco, io parto da questo, senza dire, dunque il libro, attraverso le domande di Titti ne capiremo di più, però mi interessa partire con da un'altra considerazione, da una cosa che tu dicesti un po' di tempo fa. Eravamo in una situazione accademica, ma fra amici, era un seminario sulla letteratura, e tu a un certo punto dicesti: in realtà letteratura e sociologia sono la stessa cosa. I sociologi narrano di fatto, almeno quelli di cui noi seguiamo l'approccio, narrano la vita quotidiana delle persone, sia dal punto di vista delle loro azioni concrete, delle relazioni con gli altri, che dal punto di vista dei processi interiori che si svolgono in ognuno di noi, come d'altra parte fa la letteratura, no? Sono due ambiti che convergono l'uno nell'altro. D'altra parte, in questo tu hai seguito, devo dire, e non è assolutamente un modo per sminuire il tuo lavoro, anzi al contrario, di seguire poi la stessa linea di grandi sociologi come Peter Berger e Zygmunt Bauman, che dicono sostanzialmente la stessa cosa. Ora, questa cifra credo che si rifletta nella tua scrittura, perché la forza della dimensione, proprio come si dice, dello sguardo e dell'immaginazione sociologica nelle vicende che racconti nello spazio che dai al modo in cui si intrecciano le vicende umane è molto letterario da una parte, ma è anche molto sociologico dall'altro lato. Questa penso che possa essere un primo spunto per ragionare su questo romanzo, su questo tuo romanzo, Il paradiso degli interstizi. Prego. Allora, intanto grazie per le belle parole che sempre usi per
Alza un po' la voce, però. Dico, grazie per le cose che dici, che hai detto, che dici sempre, insomma, sulle, per l'apprezzamento che mi dimostri. Allora, sulla questione la letteratura è la stessa cosa della sociologia, è chiaro, come hai detto tu, era un colloquio tra amici. D'altra parte, rischierei di offendere gli uni o gli altri se confermassi questa cosa. Quello che intendo dire è quello che penso, che quando si ha la pretesa di studiare il comportamento umano, bisogna fare il possibile per evitare steccati disciplinari. Il linguaggio della narrativa, della letteratura, anche della poesia e dell'arte in generale, è insuperabile, non è riducibile ad altri tipi di linguaggio. Certo, i paradigmi, le teorie, le formule, i nessi causali servono per certi tipi di discorsi, però quando si deve parlare dell'essere umano, è stata inventata la poesia, è stata inventata la letteratura, non per caso, anzi direi che è anche una grande conquista dell'evoluzione umana, come diceva anche Borges, noi siamo umani grazie alla letteratura e non viceversa. Per cui in questo senso, parlando tra amici sociologi, avrò detto che il linguaggio della letteratura, i grandi romanzi ci insegnano come si fa sociologia. D'altra parte, le cose più importanti della letteratura sociologica sono dei grandi romanzi. Parlo di Weber, parlo di Marx, anche volendo nei suoi discorsi il vecchio Conte. Insomma, bisogna essere cocciuti per voler mantenere questo tipo di distinzioni. Per spiegare il comportamento umano serve la letteratura come le grandi teorie. Bene, allora io vorrei, anche per far in modo che i nostri ascoltatori, le persone che ci stanno ascoltando, si orientino e si ambientino al meglio in questa discussione, vorrei dire qualcosa sull'ordito narrativo. Naturalmente non vi aspettate che io spoileri la trama per esteso, quella la scoprirete solo leggendo, perché uno degli scopi principali di questi nostri incontri è proprio quello di sollecitare e solleticare in voi il desiderio di leggere. E questo è un romanzo davvero da leggere, non tutto d'un fiato, perché si presta a molti momenti di riflessione, di meditazione, ma sicuramente con grande impeto, perché riesce a operare una trasposizione in chiave narrativa dell'approccio, diciamo, teorico, tecnico di Gianfranco Pecchinenda, che ha un'origine fenomenologica. Giuro e prometto però che parlerò in modo molto semplice e quindi vi dirò di che storia si tratta. È la storia fondamentalmente di quattro personaggi che hanno connotazioni, diciamo, tutte tragiche in qualche modo, ma non catastrofiche. Sono quattro personaggi tragici, ma che non vivono catastrofi vere e proprie, tranne uno che muore, e muore subito, fin dall'inizio del racconto, anzi è già morto quando comincia la storia, ed è Giovanni, ed è l'amico e collega e sodale di Francesco. Sono l'uno l'alter ego dell'altro in qualche modo, e sono legati da un percorso di vita studentesca, da un'esperienza adulta di docenti universitari, vissuta però con diversa fortuna. Francesco si inquadra con
più titoli accademici all'interno dell'università, perché tutto si svolge nell'ambito dell'università. Tenete ben presente questa cosa, perché questo dice molto anche di Gianfranco e mi condurrà poi a chiedergli la prima delle tante cose che ho voglia di chiedergli. La storia quindi si svolge all'interno della Federico II, è ben distinguibile l'ambito nel quale quindi tutto ciò avviene, che è un ambito molto vicino all'ambito professionale di studi e di lavoro di Gianfranco. La Federico II, la facoltà di sociologia. Francesco e Giovanni, amici, prima studenti, poi docenti, Francesco precocemente ordinario, Giovanni rimane ricercatore e ormai ha 40 anni, ma è ancora ricercatore, quando all'improvviso muore. Il libro inizia con Francesco che in un consiglio di dipartimento in facoltà lancia la proposta di intitolare a Giovanni l'Aula Magna. E qui si innesca il primo di una serie di meccanismi anche comici, ma sicuramente ironici, satirici, di raffigurazione dell'ambiente universitario, che vede alcuni colleghi perplessi rispetto a questa proposta, perché alla fine che un ricercatore, un semplice ricercatore, si veda intitolata l'Aula Magna, ancorché valente, ancorché prematuramente scomparso nel cordoglio generale, è una cosa che appare disdicevole ai più. Quindi ci si orienta, sembra che sia preferibile orientarsi su una diversa soluzione, che è quella di intitolargli un'aula qualsiasi. Già questo, come dicevo, dice molto sull'approccio alla rappresentazione del mondo universitario che è fortemente presente in questo libro. E che è uno dei dati caratterizzanti dell'ordito narrativo. Ma vi dicevo che i personaggi sono quattro, quindi Francesco, Giovanni, che non c'è più ma che torna di continuo, perché il libro procede in un andirivieni temporale fra passato e presente, che ci porta a scoprire e a rivivere le varie fasi, diciamo, della colleganza di questi due uomini. C'è poi il personaggio di Alice, che è una donna amata da entrambi, che è moglie di Giovanni. Poi qui non vi dico molto, perché anche questo è un personaggio particolare che ha una connotazione di tragedia senza catastrofe e che sarà variamente inserita in un circuito relazionale piuttosto complesso, che conterrà poi verso il finale una sorta di colpo di scena molto spiazzante, che è uno degli escamotage narrativi con cui Gianfranco ha molta dimestichezza, che Gianfranco padroneggia molto bene. Il quarto personaggio, che diciamo cito per ultimo, ma che non è il meno importante, è Omar Amalfitano, ed è un nome questo che noi riconosciamo immediatamente, perché conduce a un noto personaggio di più di un romanzo di Roberto Bolaño, e quindi la parte di Amalfitano e la parte dei critici è un elemento riconoscibile. Ecco, è come se Gianfranco disseminasse la sua scrittura, la trama stessa del romanzo, di indizi che hanno a che fare da una parte con la letteratura, dall'altra con la sociologia, in una sintesi molto felice, perché i due piani si intrecciano e dialogano molto bene l'uno con l'altro. Chi conosce la realtà alla quale Gianfranco oltretutto si riferisce trova anche l'aspetto di cui dicevo prima, che era quello, se non di una satira, sicuramente di una rappresentazione con una buona dose di ironia del mondo della baronia universitaria e delle relazioni accademiche. Dunque, questi quattro personaggi vivono una vicenda piuttosto complessa che, come vi dicevo, scoprirete leggendo. In una rappresentazione, in un impianto narrativo di romanzo che mette in evidenza una capacità di Gianfranco molto forte di
combinare vari generi letterari. Noi abbiamo elementi di giallo psicologico, elementi di thriller, elementi di racconto accademico di una realtà, appunto, come dicevo, riconoscibile, e quindi un continuo slittamento verità finzione che riflette anche questi due mondi e questi due ambiti che sono propri di Gianfranco, quello sociologico e quello che invece è legato alla letteratura. E allora la mia prima domanda è riferita proprio a questa duplicità, a questo passaggio dalla scrittura saggistica a quella narrativa. E la mia prima curiosità è questa: come fai convivere queste tue due identità che in questo romanzo si sposano, a mio avviso, in modo molto efficace? Che cosa il narratore deve al sociologo e viceversa? È una bella domanda. Intanto davvero ti voglio ringraziare per la lettura che hai fatto, perché hai centrato la maggior parte, insomma, dei temi e anche un po' quello che era il mio desiderio, su cui poi eventualmente torneremo. E, allora, la questione della convivenza è difficile, perché, come sai, come hai detto, come provo anche a dire nel romanzo, abbiamo nel nostro mondo, come tutti i mondi istituzionalizzati, abbiamo una serie di modalità di interazione sia tra colleghi, sia nel rapporto con gli studenti, sia nel rapporto con il mondo esterno, che ci portano spesso ad avere paura un po' di lasciarsi andare, no? Io comincio con una situazione che hai ricordato, per certi versi drammatica, però da un punto di vista esistenziale naturale, no? C'è un interscambio generazionale di docenti, ogni tanto qualcuno non c'è più, casomai non necessariamente perché muoia, ma si va in pensione, ci si trasferisce. E si tende invece a tenere gli aspetti più intimi dell'esistenza un po' congelati, no? Ci sono un paio di capitoli del romanzo in cui torno su questo con forza, cioè sul fatto che nel caso specifico, quando uno non c'è più, se ne va una persona, però se ne va anche un budget, una serie di lavori in sospeso, una stanza, no? Un ufficio, il computer, che so, no? E soprattutto se ne va un ruolo che implica tutta un'altra serie di questioni, che non è il fatto che siano più o meno piacevoli, sono quegli aspetti dell'esistenza quotidiana, in questo caso dell'esistenza quotidiana di un professore universitario, che non possono essere descritte come molti aspetti del comportamento umano se non facendo riferimento a un linguaggio narrativo, alla narrazione, perché uno dei grandi vantaggi della letteratura, per cui non può essere come la sociologia, nonostante a quanto pare io abbia detto questo, è potersi riferire ai quali, cioè al discorso in prima persona, cosa si prova a stare, a trovarsi nella situazione di. C'è l'aspetto specifico, nel caso della mia narrazione, cosa si prova a stare nei panni di un professore che ha un certo rapporto con certe persone, e a cui accadono certe cose, quali reazioni di tipo emotivo suscita, e poi si prova a descriverle. Poi se uno è bravo ci riesce, se è meno bravo non ci riesce, però quello è un altro discorso. E far convivere queste due anime porta a un certo punto a un qualcosa che da almeno una decina d'anni mi perseguita, che è quella appunto di vivere le situazioni non solo accademiche, tu anche scrivi e quindi sicuramente capita anche a te, e ogni tanto ti scambi di ruolo, no? Diventi un personaggio di una storia che stai pensando di scrivere e si vive con un po' di estraneamento, si vivono certi tipi di relazioni, si vivono con un certo senso di
estraneamento, però è una cosa di cui non mi lamento, anzi mi fa piacere. Un po' me la sono cercata, un po' mi ci sono ritrovato. Ecco, il punto è questo, come saprai, una volta fatto il passo non torni indietro, cioè non si può fare come se non scrivessi, ecco. Poi casomai Certo. non lo metti su carta, però ragioni come se dovessi scriverlo. E nella rappresentazione del mondo accademico che è così fortemente presente in questo romanzo, l'ambiente universitario è raffigurato senza indulgenze, anzi, diciamo così, in modo molto ironico, usavo questa espressione prima. In genere, molto spesso chi fa parte di questo mondo ha la sensazione di vivere in una sorta di mondo a parte, coltiva una specie di senso di superiorità, nonostante la crisi poi e la fragilità del ruolo accademico, del ruolo degli intellettuali in senso generale. Allora, per te rappresentare questo ambiente in modo ironico, satirico, è una forma di autoterapia o un modo di prenderne le distanze? Allora, secondo me è la prima la risposta esatta. Cioè, io a un certo punto mi sono trovato in una situazione in cui se non avessi fatto quello che ho cominciato a fare, devo ammettere, non soltanto per l'ambiente accademico, ma un po' nella mia esistenza in generale, avrei avuto difficoltà, non avrei saputo come superare certe fasi che capitano nell'esistenza legate alla crescita, ai cambiamenti, anche ai traumi a volte. Però non ti nascondo che poi tu sai, quando un libro l'hai fatto, lo lasci lì, non lo riconosci quasi più. C'è anche stato qualcuno che mi ha fatto riflettere sul fatto che questo sia, abbia un po' anche un valore testamentario, no? C'è un mio caro amico Addirittura, e no, collega, sì, facciamo ma scongiuri. non, nel senso di prendere un po' le distanze dal ruolo, ma non perché non mi dispiace, io adoro il mio mestiere, lo faccio sempre, l'ho sempre fatto e continuo a farlo con enorme passione. Però ecco, una presa di distanza che può aiutare forse a fare meglio quello che ho fatto finora, perché come ricordavi tu, a volte bisogna un po' autocelebrarsi di meno, no? Per quello che facciamo. E noi accademici, alcuni almeno, io non accuso nessuno, anzi sono il primo, a volte tendiamo a rinchiuderci in questo mondo e ad avere uno sguardo, non dico di superiorità, perché non sarebbe giusto verso molti colleghi, ma anch'io credo di averlo mai avuto. Però ecco, è la percezione all'esterno è quella e bisogna un po' smontarla in qualche modo. Io ho provato ad essere ironico, poi casomai non ci sono riuscito, sono diventato addirittura il contrario, un po' tragico. Però l'idea era quella, insomma, bisogna, ecco, fenomenologicamente fare un po', no? Sospendere un po' lo sguardo, quello naturale, e vedersi per quello che si è. Siamo persone fragili, deboli, come qualunque altro, insomma, interpretiamo un ruolo, questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Ecco, molto spesso si ha a che fare con colleghi che credono un po' troppo di essere quello che gli altri gli dicono che sono, insomma, no? Non si riescono a distaccare, non ci riusciamo a distaccare dal ruolo, però, insomma, quello poi basta anche uno sguardo ironico di tuo figlio per fartelo capire, non solo degli studenti oppure dei colleghi stessi, insomma. Adesso vorrei leggere un brevissimo brano per dare anche idea di quello che intendevo quando dicevo che qui c'è una frammistione di generi, la capacità di spaziare da un tipo, diciamo, di esposizione, di espediente narrativo all'altro. E questo è un sogno che ricorda molto certi impianti narrativi, direi di Gogol, della letteratura, del realismo russo, mi sembrava. Allora, sentite.
Alice, stanotte ti ho sognata e non solo pensata continuamente nelle pause tra un sonno e l'altro. E nel sogno stavi seduta sopra di me e ti arrabbiavi, sempre con me ovviamente, perché dicevi che la dovevo finire di stare con la pelle, mi raccomando, non palle, di fuori. Sì, dicevi proprio una cosa del genere, giuro, che il fatto che non mi ricoprivo la pelle ti sembrava troppo insistente, che ti provocavo e che volevi essere lasciata in pace. Che uno la pelle se la può anche mettere rivolta verso l'interno, come fanno tutti gli animali. Che per questo, continuavi, il cervello lo teniamo ricoperto dal cranio e che mica lo facciamo vedere o toccare a tutti. Mica lo facciamo accarezzare alla gente, il nostro cervello. E io, che provavo a replicare che il mio cervello lo volevo far toccare solo a te, mica a tutti. E anche la pelle, che peraltro non è vero che tutti gli animali ce l'hanno rivolta verso l'interno, ma tu niente, incazzata e basta. Però poi mi baciavi, me lo ricordo bene, perché mi sono imbestialito quando mi sono accorto che era un sogno e mi sono svegliato. Meglio così, altrimenti me lo dimenticavo pure il sogno e non te lo potevo raccontare, pardon, scrivere. Ecco, allora qui mi pare proprio riecheggiare una suggestione da realismo russo o da visione fantastica onirica desunta da altre scritture. In altri punti del romanzo si ritrovano anche esplicitamente dichiarati o richiamati Wittgenstein, Foster, Wallace, Camus. Allora, quali sono stati e quali sono in generale gli strumenti della tua bottega di narrature, gli strumenti letterari e anche i riferimenti letterari a cui tieni di più? Sì, allora guarda, lo dicevi anche prima, questo sei stata molto brava, cioè hai colto, dall'altra parte sei una grande lettrice evidentemente. Mi diverte molto questa cosa di disseminare, o almeno provare a disseminare indizi. Poi quando si scrivono cose come questo è un brano che hai letto, è veramente uno dei più difficili, lo ricordo bene, si ha paura, si scade facilmente nella banalizzazione e quindi ogni tanto provo ad aggrapparmi, no? lo faccio anche un po' come meccanismo di difesa, mi dico vabbè, l'ha scritto Bolaño, l'ha scritto Gogol, eccetera, eccetera, ma adesso la butto lì anch'io, casomai si confonde, no? E poi per quanto riguarda i riferimenti, è sempre una domanda difficilissima, perché sono tanti. Io sono anche per motivi biografici molto legato alla letteratura sudamericana. Mi nutro, difficilmente passa un giorno senza che io legga un brano di qualcosa di scrittori sudamericani, da Onetti, appunto lo stesso Bolaño, Mario Benedetti, i grandi, no? Hart, eccetera, eccetera. E poi però c'è questo, almeno io provo sempre a infilarci dentro qualche riferimento che venga dall'esistenzialismo, perché la scuola esistenzialista francese, Camus e dintorni, in particolare Emmanuel Bove, che è un meno conosciuto grande scrittore esistenzialista, fanno ormai parte del mio bagaglio anche non solo narrativo, provo ad infilarli spesso anche nelle mie riflessioni più di carattere saggistico, perché ritengo tocchino un punto cruciale dell'esistenza, che giustamente noi facciamo sempre grande fatica ad affrontare, che è la brevità dell'esistenza e anche quella parola che non si può dire, cioè la morte, perché come se ci cogliesse sempre di sorpresa. Però, come dicevano gli esistenzialisti, molto spesso combiniamo più guai per la paura di qualcosa che per la cosa in se stessa, no? Quindi, come dico sempre, questo lo dico anche ai miei studenti, per la verità, tra le tante grandi conquiste della nostra cultura occidentale, questo modo di aver disimparato ad affrontare la morte è qualcosa che ci portiamo dietro.
Infatti tu la nomini e la fai nominare di continuo fin dalla prima pagina. La morte è presentissima, sì. È un elemento, anzi forse quello fondativo delle relazioni fra tutti i personaggi, perché scorre, come dire, come una consapevolezza non manifesta, come un dato di ancoraggio obbligato al reale, mentre su quel reale e a quel reale si sovrappongono come degli strati, proprio come succede nella vita, altri piani, altri livelli, incluso l'immaginario, incluso il sogno che abbiamo evocato in quel brano che è stato letto. E quindi tu rappresenti le relazioni umane, le relazioni fra questi quattro principali personaggi, come aspetti di una realtà che sono sempre più complessi e mutevoli, nei quali il rapporto causa-effetto a volte sfugge, a volte non si appalesa a una intelligenza lineare, a una comprensione lineare. E allora, qual è il senso di queste relazioni, umane così difficili? La relazione tra questi due amici che reca in serbo tradimenti, slealtà, sensi di inadeguatezza reciproci, mancanza di responsabilità l'uno nei confronti dell'altro, amori, disamore. Il senso qual è? Dov'è? È nel titolo, per caso, Il paradiso degli interstizi. Sì, anche un po' nel titolo, che però potrebbe essere confuso. Vedi, anche qui hai colto un altro aspetto importante e mi dai l'opportunità di tornarci. Cioè, è vero, cioè io non è che sia chissà quale tesi particolare, né chissà quanto sia originale, però l'idea, cerco di raccontare un'idea, un paradigma, mettiamolo così, quello secondo cui l'esistenza di ognuno di noi non è affatto vero che si dipana su un percorso lineare, un percorso progressivo, come siamo abituati un po' a credere e come un po' la nostra matrice culturale tende ad imporci. I percorsi della vita sono reticolari, ci sono percorsi reticolari, ci sono dei momenti chiave, ci sono degli snodi esistenziali, che sono appunto degli snodi delle reti, no, come una rete, non quella di internet, ma quella dell'esistenza di ognuno. Poi ogni tanto ci incrociamo con il nodo di un altro e la nostra vita va avanti, ma non c'ha veramente a vederla dalla fine niente di lineare. Ci sono dei momenti, e i momenti degli studi universitari sono particolarmente importanti, secondo me. Per quanto riguarda invece poi la questione degli interstizi, e anche qui vorrei dire, cioè l'idea degli interstizi potrebbe dare come dire, luogo a pensare che uno sia interessato ad andare a cercare gli aspetti più nascosti, quelli più particolari dell'esistenza, mentre invece l'interstizio è quel momento, sono quella serie di momenti in cui ci si sofferma su storie, su oggetti, su particolari, e si decide di andare più a fondo, perché secondo me quando uno scava sugli aspetti anche più banali dell'esistenza può trovare la sorpresa che è lì, no? che è successo qualcosa. Noi molto spesso, appunto, quando pensiamo, quando ricordiamo, in maniera assolutamente involontaria, un po' come ci ha insegnato Proust, vengono fuori delle facce, delle scene, dei periodi della nostra vita che non capiamo bene perché, no? Siano rimasti impressi quelli e non altri. Quando li condividiamo ci rendiamo conto casomai che lì è successo qualcosa di importante, e la vita ha preso una strada piuttosto che un'altra per una casualità. Mi piace molto a me l'idea della casualità, della non prevedibilità, perché
soprattutto a volte quando si fanno delle scelte, come nel caso dei protagonisti del racconto, si sa bene se sono cose che sono capitate, se sono volute, perché sono capitate in quel modo e non in un altro. Ed uno dei segreti per scrivere, almeno per quanto mi riguarda, è quello di prendere spunto da questioni vissute, possono essere anche semplicemente letterarie, e analizzare cosa sarebbe potuto accadere se certe cose fossero andate in un modo diverso, no? A volte ti iscrivi a una facoltà piuttosto che un'altra, a un'età in cui si fa fatica a prevedere tutta la catena di cause ed effetti che ne verrà. Conosci una persona e resti amico per 30 anni, invece un potenziale amico lo perdi di vista, non lo rivedi mai più, poi casomai lo rivedi dopo 30 anni e ti chiedi come mai è diventato ciò che è diventato, mentre ti immaginavi, no, tutt'altra cosa. O anche sulla nostra vita stessa. Io, per esempio, ho una biografia in cui, se mi avessi detto a 20 anni che mi sarei iscritto all'università, che avrei fatto il professore universitario, non ci avrebbe creduto nessuno. Tu volevi fare il calciatore. Io facevo tutt'altro. Ecco, se tu chiedessi a un mio compagno di squadra di 17 anni che io faccio quello che sto facendo adesso, non ci crederebbe neanche vedendomi, insomma, così come dei miei parenti che non vedo più. Un attimo. È stato anche un nazionale. Sì, no, va bene. Milano, Gianfranco. Non lo sapevo. Era nazionale juniores, under 16, under 18. Sono tempi così remoti che potrebbero essere più credibili, voglio dire, sarebbero più credibili se non fossero veri, insomma, quindi altro che... Sono ormai nella dimensione della narrazione. Interrompo un attimo perché c'è uno dei post che io posso vedere e voi no, che è Dio ci sto, evidentemente per coloro che magari si sono collegati in un secondo momento, che ricorda come il libro è disponibile in libreria e può essere anche consegnato a casa. Dico anche il numero di telefono della libreria: 081 578 0421, per chi volesse segnarselo e non lo avesse, per poterlo ordinare. E poi dovremmo Gianfranco ed io ringraziare una serie di persone che ci stanno, come si dice, che stanno rispondendo a questa diretta, però poi lo faremo con calma in seguito, magari anche più in privato. Se posso aggiungermi, aggiungerei qualcosa. C'è quell'altra, tu poi alla fine, insomma, Gianfranco, l'hai detto anche, l'hai accennato. Io pensavo comunque alla parte finale del romanzo, di cui non dico nulla naturalmente, ma in cui si raccolgono poi alcuni fili, proprio alcuni dei fili che voi avete intrecciato insieme, Titti e Gianfranco. Pensavo in particolare, appunto, da una parte alla dimensione del fantastico che accennavi tu, dall'altra alla dimensione della... possiamo dire, se volete, alla dimensione effimera e volubile della nostra vita, come appare poi in realtà la nostra vita, a chi invece crede che sia in qualche maniera determinata e che noi, ognuno di noi, ha un ruolo forte all'interno, vive in una prospettiva per cui intravede un progetto che vuole praticare, ragiona in termini magari di... come che è una caratteristica, poi è stata una caratteristica dell'uomo occidentale: se voglio fare qualcosa ci riesco, per cui poi di fronte a quelle situazioni in cui invece non succede quello ma succede qualcos'altro, viene a cadere il suo modo di concepire la realtà, mentre invece noi in realtà siamo il frutto, poi, come appunto accennava Gianfranco, anche se con altre parole, di una rete di eventi di cui non possiamo proprio immaginare le origini, sono troppo lontane da noi, e a un certo punto in uno di quegli snodi ci troviamo noi e incontriamo snodi successivi. Per certi versi Borges l'ha indicato nel suo Il giardino dei sentieri che si biforcano, però immaginiamo questa cosa: Borges si rivolge a qualcuno, o comunque il narratore, o uno dei personaggi, e colui è uno che vede davanti a sé che incontrerà delle biforcazioni.
si troverà davanti a delle scelte o anche o a delle scelte che possono essere anche obbligate. Non può vedere tutte le biforcazioni e tutti gli intrecci e tutti gli snodi che sono dietro di lui, dietro la sua vita, che sono arrivati prima e che in qualche maniera hanno determinato lui e la sua esistenza, ma hanno anche determinato, cioè proprio la sua vita, il fatto che esiste, e hanno determinato anche tutto ciò che gli è successo, hanno contribuito a determinare tutto ciò che gli è successo nel suo percorso precedente, fino a quando entra attraverso il cancello del giardino dei sentieri che si biforcano. Questo, anche se naturalmente in altri termini, lo dice chiaramente a un certo punto, direi, uno dei due personaggi, il personaggio femminile, Alice, quando, come si dice, discute con Francesco, l'altro personaggio ancora vivo alla fine del romanzo, proprio della situazione, di come si sono sviluppate, di come si sono sviluppate le loro vite e di come verificata, di come si è formata proprio la situazione in cui si trovano in quel momento, alla fine della vicenda, dopo il funerale di Giovanni. Non so se è condivisibile, voglio dire, quello. Poi tu hai l'autore, il demiurgo sei tu, no? In realtà di queste persone. Guarda, lì c'è una cosa, mi dai l'occasione per dire una cosa a cui tengo molto, perché questo inizio con la commemorazione, l'intestazione di un'aula, è una cosa a cui tengo molto, ma non per il racconto in sé, ma per il senso che, secondo me, qui entra il mio mestiere, sociologo inteso come uno che analizza anche la vita delle istituzioni. Noi spesso dimentichiamo che parte del nostro dovere è la trasmissione di determinati valori da un punto di vista intergenerazionale. Lì, scherzando, ma non tanto, dico, se uno è ricercatore, io non gli posso intestare l'aula magna, no? Che è un tipo di discorso tipicamente istituzionalizzato, ingessato. Noi vediamo degli esseri umani ciò che istituzionalmente rappresentano, diciamo di no. Però questo è un discorso molto importante, perché è una enorme responsabilità quella di saper scegliere. Poi si trova insieme, democraticamente, chi ne ha la responsabilità di fare un atto di questo genere. Prendo un'aula, la intesto a questo, perché diventa un modo per ricordare ciò che ci dà le radici di quel ciò che significa per noi, ma soprattutto per chi viene dopo. E questo è quello che ovviamente in ogni cittadinanza fa, ogni istituzione fa. Colgo l'occasione anche per raccogliere questo, il messaggio di Titti su, per esempio, Aldo Masullo, no? E ci sono dei personaggi che vanno in qualche modo presi come esemplari, perché rappresentano qualche cosa in cui ci si deve riconoscere, ma non noi che siamo stati i suoi studenti, ma coloro che vengono. Noi siamo dei tramiti, oltre ad essere, quando ci capita, dei padri, no? Dei docenti un po' io quello che intendevo, ironicamente, come ha colto Titti, però introdurre come tema lì era quello. Guardiamo un po' al di là delle forme, ci sono dei doveri che non bisogna, su cui siamo di cui siamo responsabili. Poi, se ci riusciamo, ci riusciamo, però non per il semplice fatto di avere paura proprio dell'evento in sé, evitare, no? Fare come se niente fosse. Per esempio, appunto, quello era un ricercatore. Nella nostra storia recente, Aldo Masullo è stato un grande personaggio per la cultura napoletana. Qualcosa va fatto, perché altrimenti perde il suo carattere esemplare. E non siamo tutti uguali. Questo purtroppo è una cosa che va a ricordare, purtroppo. È un dovere intellettuale ricordare questo. No? Non tutti possiamo avere una piazza o un'aula. Le contingenze storiche e il desiderio, la volontà, il riconoscimento, il desiderio di riconoscimento che noi abbiamo verso chi ci ha trasmesso qualcosa, va rispettato. Ma non è solo un piacere, è un dovere. Può essere doloroso, ma vanno fatte certe operazioni. L'ho buttata lì, però secondo me si collega bene. Che ci abbia lanciato questa palla che cade nel nostro cortile, perché noi proprio
a partire da Alberto, dal nostro Alberto della Sala, abbiamo ripreso, cioè Alberto ha lanciato questa idea, che era una di quelle idee nell'aria che lui ha, a cui, che lui ha nominato, a cui lui ha dato voce, e che noi abbiamo poi in più modi fatto nostra e lanciato. Noi, intendo, quando dico noi, intendo la comunità di Io Cristo, che è una dimensione bella, ricca, importante, che noi speriamo sempre cresca. Mi fa piacere che tu abbia detto questa cosa. Non avevo pensato a questa analogia, ma in realtà è molto forte questa, questo tema che è presente all'inizio del tuo romanzo, di intitolare L'Aula Magna un giovane morto, ma solo ricercatore. E mi piace che tu lo sposi alla riflessione su, sul simbolico. Allora, queste vicende, queste iniziative possono apparire impolverate, ridondanti, ma a volte non lo sono affatto. Diventano invece significanti proprio perché attingono significato dalla valenza esemplare, quello che tu dicevi, di un personaggio. Allora, un personaggio come Aldo Masullo ha una riconoscibilità nella sua esemplarità che ce lo fa considerare un valore, un nostro valore, e noi vogliamo ricordarlo. Ed è importante liberare l'Accademia dal convenzionalismo, sbarazzarsi anche dell'idea, qualcuno ha scritto nei vari social, ma bisogna intitolargli una via dalle parti dell'università oppure l'aula, ma un'aula all'università. No! L'agorà, la piazza, il luogo dove lui andava, dove noi con lui ci siamo incontrati. Questo è molto bello e molto forte. E mi riconduce, e questa se volete, forse sto esagerando a parlare, ma è l'ultima cosa che dico, ma mi riconduce a quello che poi è uno dei temi centrali del tuo romanzo, il tema dell'identità, la messa a fuoco, la messa a punto dell'identità come elemento che superi la casualità, ma che porti anche all'assunzione del dato della responsabilità. Questo anche per inficiare il carattere istituzionale, convenzionale della dimensione dell'Accademia e per fare invece risuonare il valore dell'umano come valore distintivo. Allora, fra Francesco e Giovanni, non so gli altri, ma tutta la vita io preferisco Giovanni, che fra le altre cose, se vogliamo, era anche più bravo di Francesco. Sarà pure rimasto ricercatore, ma lui ha scritto delle cose, tra cui un racconto, da cui è stato pure tratto un film, ma lui stesso non ha creduto fino in fondo a un suo successo, pur avendo avuto riconoscimenti, no? Quando è uscito questo film di Giovanni. Perché? Perché era dall'istituzionalità che lui si aspettava questo tipo di plauso e la un riconoscimento identitario che in realtà non è mai stato. Niente, volevo solo dire questa cosa che mi pareva una riflessione che ci consente anche di legare e collegare una cosa che ci appartiene tanto come la nostra richiesta dell'intitolazione della piazza Aldo Masullo con Il paradiso degli interstizi, il bel romanzo di Gianfranco Vecchinetta. Grazie, grazie. Sì, no, non rispondo, soprattutto perché il tempo sta scadendo, però anche quest'ultimo punto, l'identità è il mio tema ed è pieno il testo di questi riferimenti e anche il discorso di Giovanni e Francesco, non sei la prima che tra chi ha letto che mostra una totale simpatia per Giovanni. Ma tu chi piuttosto... sei tra i due? Di più, sei tutti e due naturalmente, sei ma... apportato, ma chi sei più di tutti? Ma chi sono più di tutti? Davvero è chiaro che tengo più a Giovanni anch'io, perché insomma se poi mi costringi, diciamo, l'aspetto appunto quello affettivo, emotivo, passionale, tende a piacermi di più, no? Però appunto non sempre si può seguire solo, altrimenti si finisce anche in quel modo lì. No, però questo aspetto del desiderio, del riconoscimento istituzionale, noi lo mettiamo sempre in secondo piano nell'analisi dell'identità, del successo di una persona. Invece si può essere anche appunto Presidente della Repubblica, ma se
non ti riconosce chi tu desideri che ti riconosca, la vita è un fallimento. E molto spesso questo è un discorso che riguarda il rapporto con i padri, appunto, è con bello. I modelli. Tu puoi essere l'uomo più ricco del mondo, ma se tuo padre ti guarda e ti strisce, tu sei un fallito sostanzialmente. E questo è importante, davvero chiudo, però si riaggancia ancora una volta sia al discorso che facevamo prima su Masullè e sull'inizio e la fine del romanzo. Ciò che muove un po' tutti i personaggi è un desiderio di riconoscimento. Noi vogliamo che il nostro posto sia riconosciuto non dalla moltitudine, non dagli studenti, dalle cose, ma dai maestri, da quelli che noi riconosciamo tali. Lì tutti e tre i personaggi alla fine lottano per avere l'attenzione di Amalfitano, l'attenzione del maestro, del padre. E questo è un tema appunto che a volte sfuggiamo più per la paura di affrontarlo che non per le conseguenze, perché a volte anche poi i padri sono umani e vanno trattati in quanto tali, mentre invece il desiderio di riconoscimento porta spesso a idealizzare e a irrigidirsi e quindi ad avere problemi di relazioni che si potrebbero superare con un linguaggio e un atteggiamento più umano. Quando dico umano intendo alla Kafka, cioè che riconosciamo semplicemente che siamo fragili, siamo appunto mortali, eccetera eccetera. Comunque davvero colgo l'occasione, ti devo ringraziare, non ci vedevamo da tanto tempo, lo dico a tutti, ma hai fatto una lettura veramente che è un grande regalo per me. Perché grazie, no, il regalo viene da te ed è questo, grazie. Che consigliamo a tutti i nostri soci. Ok, dunque io devo fare un po' il Mastro Giorgio in questa situazione, abbiamo ancora qualche minuto, ti provocherei con un'ultima cosa. A proposito appunto di quello che dici, che è molto vero, certo ci fa piacere il riconoscimento da parte, visto che condividiamo in parte voi tutti e tre, no? Un'attività, una professione, quella di docenti, e ci fa piacere certo il riconoscimento dei nostri allievi, ma cerchiamo tutti, come dicevi tu Gianfranco, il riconoscimento dei nostri maestri, e quindi secondo me cerchiamo anche il riconoscimento in qualche maniera dell'istituzione, che è un padre astratto. Da questo punto di vista non ci accontentiamo mai, probabilmente vorremmo che venisse continuamente confermata. È un po', a me fa pensare, visto che poi fra l'altro tu è uno dei tuoi, un'altra delle gambe su cui lavori, lo dicevi tu stesso, l'esistenzialismo francese, Camus. Pensavo appunto a una delle dimensioni in cui sarebbe possibile leggere anche il mito di Sisifo, su cui Camus ha tratto un saggio, no? Il tentativo continuo, inesausto, e per certi versi, come devo dire, percepibile come un qualcosa che non arriverà mai alla sua soddisfazione. Il tentativo di fare sempre, cioè di arrivare al traguardo, sapendo che poi il sasso, il pietrone che tu devi spingere sopra la montagna, in cima alla montagna ricadrà giù e dovrai ricominciare tutto da capo. Non so se è plausibile questo paragone, questa similitudine. No, sì, prescindere da è plausibile. Nella misura in cui non riusciamo a disfarci di questa nostra tendenza al platonismo, alla ricerca di modelli ideali, e quindi lì si fa la fine di Sisifo, no? Perché tendiamo a idealizzare e quindi a non riconoscere che siamo umani, anche i modelli ai quali ci ispiriamo, o anche i modelli inteso come le persone con cui viviamo, dai genitori ai figli, ai congiunti, mogli, parenti, fratelli, no? Se interagiamo come se fossero un modello rigido, non arriveremo mai a portare la pietra in cima. Quindi sì, no, è una lettura che, anzi, anche di questo ti ringrazio, certamente. Colgo l'occasione, visto che finisco, per ricordare e ringraziare, che poi uno non lo fa mai pubblicamente, anche il mio editore, i miei editori Inknot, che evidentemente hanno poi creduto nel progetto
E mi auguro che vada bene, anche per questo facciamo questo, no? Perché poi l'editoria indipendente, quella più piccola, a cui io credo molto, va sostenuta. In ambito di Io ci sto, va detto questo. Va bene, allora che dite? Io penso possiamo chiudere qui. Ringraziando Titti, naturalmente, ringraziando sicuro Gianfranco, grazie, ringraziando grazie Viviana che ci ha permesso di venire in Calabria. È stato una, come si dice, un modo, anche se mediato, di rivedersi, fra l'altro, no? Noi abbiamo sta cosa, facciamo fatica a usare l'online, però sta diventando uno dei modi con cui riusciamo perlomeno a come si dice, a avere un minimo di comunità, ecco, proprio, no? Proprio per la dimensione, come si dice, sincronica che riusciamo a ottenere. Sono contento, voi non potete vederlo, ma fra le persone che sono intervenute e ci sono ascoltati e ci hanno ascoltato, ci sono anche nostre e nostri allievi di una volta, che come si dice, è un piacere, anche una, è emozionante ritrovare a ascoltarci, insomma, anche in questa dimensione particolare. Io vi ringrazio, ringrazio grazie tutti, a ringrazio te, tutti Adolfo. Avete... Come? Grazie a te. Figuriamoci. A presto. E ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e ci diamo appuntamento per altre occasioni, naturalmente, sperando che queste si aggiungano a quelle live, a quelle in presenza. Arrivederci a tutti e grazie. Ciao. Grazie. State con Io ci sto. Ciao. Ciao, ciao, ciao Tiziano. Grazie ancora.